Ciao a tutti, eccoci con un nuovo episodio della serie Far Cry 5. Buona visione a tutti. Continuiamo questa serie. Speriamo che vada bene. Mi raccomando, se non vi arrivano le notifiche non è colpa mia, è che YouTube li spedisce in ritardo. Comunque sappiate che ogni giorno vedrete due video, uno alle 14, 14:30 e l'altro alle 19, 19:30. Se non vi arrivano notifiche, guardate sempre i miei video sul mio canale, ogni giorno, fino alla fine della serie. Buona visione, andiamo. Il padre sta per succedere qualcosa, lo sentite anche voi, vero? Il padre. Sky Divi, quando non c'è l'alduso, non si può parlare. Eccoci qua, abbiamo liberato il campo. Vai, andiamo. Hai un grande cuore, ragazzo. Non riesco a credere che quei bastardi tenessero qui dei prigionieri in attesa del lavaggio del cervello. Grazie per aver aiutato Jess. Mia nipote è tenace come un chiodo da bara, ma si caccia sempre nei guai. Ti spiace controllare se le serve qualcosa? Sono sicuro che Eli abbia un piano, ma quegli Edeniti ci hanno ridotto male. Non possiamo continuare così. Non credo che gli Edeniti saranno felici di aver perso un altro campo d'addestramento. Tu da dove cazzo spunti? Grazie per avermi tirato fuori. Mi chiamo Jess. Se sei qua per fare a botte con la setta, suppongo che tu conosca già mio zio Dutch. Senti, non ho tempo da perdere, quindi vado dritta al punto. Stavo seguendo uno degli zeloti di Jacob. Lo chiamano il cuoco. Sì, non fa molta paura, ma fidati, è un pazzo psicopatico. L'ho quasi trovato, ma poi mi ha beccata una pattuglia di Edeniti. Mi serve il tuo aiuto. Non possiamo perdere questa pista. Se vuoi agganciare Whitetail, questo potrebbe essere il tuo asso nella manica. Ma soprattutto, mi daresti una mano a spedire sottoterra un figlio di puttana. Muoviamoci. Abbiamo già perso abbastanza tempo. Seguimi. Da questa parte. Vorrà un sacco di lavoro per ripulire questo posto. Visto. È il suo biglietto da visita. Degli innocenti, bruciati vivi. Quella setta sta rapendo tutti. Ti portano via da casa tua, dal bar, pure dalla chiesa. Non importa dove sei. Poi decidono in che categoria sbatterti. Debole o forte. Sai, Jacob sta tirando su un esercito. E chi non può o non vuole combattere per lui, finisce sottoterra. Dice che sfoltisce il bestiame, massacrando gli innocenti. Non ci credeva nessuno, perché nessuno ha avuto il coraggio di crederci. Gli Edeniti hanno messo posti di blocco su tutti. Copritemi le spalle.
conosce il nostro uomo, il cuoco. È uno dei preferiti di Jen, quello che guida la sua... Diamoci da fare! Il cuoco si è bevuto tutte le stronzate di Jacob, ma il figlio di puttana la pagherà per quello che ha fatto. Sono pronto, guida. Porca puttana, gli Edeniti hanno mitragliatrice e lanciarazzi. Dobbiamo armarci a dovere. Ma come cazzo dire? Ottici. Jacob ha preso di mira i Whitetail con le sue incursioni. Presto non rimarrà più nessuno di noi. Siamo in pochi e gli Edeniti diventano sempre più forti. Ci serve un miracolo per vincere. Diamo un'occhiata. Attenzione. Sta giù. Cambio posizione. Nemico in vista. Tieni gli occhi aperti. Merda, non lo vedo da nessuna parte. C'è della gente in gabbia, però. Li trattano come degli animali. Li tengono in gabbia. Ok, facciamolo. Ma senza troppo casino. Coprimi. Gli ostaggi sono morti. Vado da quella parte. Mostreremo a questa gente la vera via verso l'Eden. Hacce picchia! Siamo in pochi e gli Edeniti diventano sempre... Non ci riproveranno più, mi sa. Beh, non gli servirà più. Ehi, gli ostaggi! Tiriamoli fuori dalla gabbia! Come fate? Devo dimorare! Ehi,
Dammi una mano e ti sarò per sempre. Mi avrebbero ucciso. Grazie. Grazie. Ce n'erano altri. Li ho portati sulla montagna. Ecco come succede. Vogliono solo dei soldi. Qualcuno li manderà. Facendo sparire la gara. Niente paura. Arriveranno i soccorsi prima o poi. La chiesa non lascia andare più nessuno. L'unica cosa più pericolosa di un settarolo è un buon vecchio orso. Ecco come succede. Sono spacciata se non mi dai una mano. La chiesa non lascia andare più nessuno. Non puoi lasciarci qui. Cos'è stata? Non ci lasciano nemmeno scrivere a casa. Non credo che ci aiuteranno. Siamo da soli. Questa è la fine. Siamo cibo per verme. Non ci tortureranno se non ci aiuti. Non voglio morire qui. Meglio non abituarsi alla quiete notturna. Tira fuori qui, ti scongiuro. Grazie. Niente paura. Fai qualcosa. Siamo nei guai. Cosa? Ma cosa? È passata tutta la vita davanti agli occhi. Tieni. Ok. Sfida completata, ok. Vai. Civili salvati. Ok. Ce ne sono altri! Il cuoco! Li ha portati sulla montagna! Oddio! Vuoi sapere perché lo chiamano cuoco? Un paio di anni fa, Jacob ha mandato uno dei suoi a prendere una famiglia, con genitori e figli. Prima cosa li ha salvati. Lui ha dato neanche un chioccio d'acqua. Dopo tre giorni avevano così sete che hanno iniziato a perdersi liscio. Ma i bambini non volevano farlo. Quindi i genitori li hanno obbligati. E i bambini hanno sfruttato tutto. Ma il cuoco non ha gradito. Ha calato i genitori sotto il sole rovente. Mina. Mi muovo.
tutti! Si nasconde da Dio! Perché non ti aggredi? I White Tail hanno subito un duro colpo. Non credo che potremmo resistere ancora per molto. Copritemi le spalle. Stanno per giustiziarli. Vai avanti, ti copro io. Ricorda, se ci vedono, quella gente muore all'istante. In campana, ostili di fronte a noi. Riposa in pace! Arrivo subito! Ti copro io! Meno... Che parte c'è un angelo custode che mi protegge. Che manica di stronzi. Ehi, tesoro. Ehi, come ti va? Non può essere vero. Ci sono altri prigionieri all'abisso. Vuole bruciarli. Vuole dare fuoco a tutti. Jacob ha preso di mira i White Tail con le sue incursioni. Presto non rimarrà più nessuno di noi. Gli Edeniti hanno messo posti di blocco su tutte le strade principali. Usavamo i sentieri di caccia, ma persino quelli non sono più sicuri. Bella idea. Pronto e in attesa. Non può essere vero. Oh cavolo, dove sono andato?
ci fanno mio Dio, ehi, aiuta. Oh, mio Dio. Grazie. 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 Il fuoco ha portato gli altri all'abisso. Bastardi fottuti ci uccideranno tutti. Hai un minuto, ti devo parlare. Non uscirò mai viva da qui. Per favore, vieni qui se non hai da fare. Non può essere vero. Perché ci fanno questo? Ho capito che sei qui per dare una mano. Mio Dio, qualcuno mi aiuti. Era sta. Non voglio finire in un bunker. Non so che non so che mi viene. Come si sta lamentando questo, non capisco. Come ho liberato questo, vabbè. Qua non sta nessuno. Non può essere vero. Perché ci fanno questo? Se non mi aiuti, sono fottuta. Ah, ecco. Grazie. Chiedo scusa, ho una cosa da chiederti. Quindi il cuoco ha impalato i genitori e ha deciso di dare un po' d'acqua ai bambini. E poi ha chiesto loro. Che verme, ha impalato i genitori. Allora. I bambini stavano c'è un uovo, un ovlete. Mamma mia. Il cuoco ha chiesto se volevano del maiale. Hanno risposto di sì. Quindi è andato dai genitori. Ha tolto loro le scarpe e ha iniziato a fare il gioco. Bastardo! Ha tolto le scarpe a fare il gioco. L'ha staccato le dita. Mamma mia. Il cuoco aveva un sorriso a 32 dedi e offriva i pezzi di carne ai bambini. Mamma mia. È un carnivoro, mamma mia. Mamma mia, che cuoco. È un cuoco particolare, molto particolare. Con le fiamme! Merda, li sta bruciando! Brucia!
da fare. Peccato. I temiti hanno messo posti di blocco su tutte le strade principali. Usavamo i sentieri di caccia, persino quelli non sono più sicuri. Ma io un botto qua muoio. Un botto di qua muoio.
posizione. Hai detto. Vedi lì, occhi aperti. Tieni duro. Cazzo. Non sento niente. Dutch aveva ragione. Il cuoco è morto. E non provo niente. Volevo soltanto trovare quest'uomo. E ora... non so... non so più cosa devo fare. Dutch ha avuto ragione su un sacco di roba ultimamente. La setta. Eli. Forse avrà ragione anche su di te. Senti, se hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano, chiamami e... avanti. Pensavo che sarei stata felice. Cosa ha portato Babbo Natale? Questi paterici peccatori sono una zavorra. Giacobbe dice che ci servono più membri per la nostra chiesa, ma non queste merde da due soldi. Si meritano solo il fuoco purificante della nostra fede. Che le loro urla siano come inni alla nostra ascesa verso il paradiso. Per come la vedo io, non abbiamo nulla da perdere. Combattiamo o moriamo. Aspetta che mi prendo tutte le armi da terra.
Ho sentito che gli eleniti bruciano la gente viva. Riesci a crederci? Pensavo che mi sarei sentita meglio. E allora? Dutch ha avuto ragione su un sacco di roba ultimamente. La setta, Eli. Forse avrà ragione anche su di te. Senti, se hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano, chiamami e... grazie per tutto quello che hai fatto. Ok, Jess. Grande Jess. Salvato. Ok. Ok, signori. E con questo chiudiamo questo video. Al prossimo video di questa serie Far Cry 5. Ciao a tutti.